sul quale, ecco, noi avremmo voluto che il governo avesse avuto più coraggio nell'affrontare certi temi, in particolar modo quello, come ho detto anche in discussione generale, del riordino dell'agenzia pagatrice, perché sicuramente è un'agenzia importante che viene, come chi conosce il mondo agricolo, dalla trasformazione dell'AIMA. E gestisce un sacco di miliardi nel mondo agricolo. È stata sottoposta anche a diversi scandali sulle testate giornalistiche per i ritardi, per le infiltrazioni, per i pagamenti anche a mafiosi, perché purtroppo magari i controlli sull'antimafia non ci sono stati. E quindi noi avremmo voluto che su questo tema il governo fosse più deciso. Noi avevamo dato un indirizzo politico che non è stato accolto su questo articolo, su un comma relativo proprio al riordino di AGEA. Perché secondo noi, complice anche il frazionamento della gestione delle politiche regionali con le agenzie pagatrici regionali, ha creato sicuramente molti disallineamenti, neanche la trasmissione dei dati. E per questo, ecco, noi ci asterremo su questo articolo. Grazie, Presidente. Grazie a lei, nessun altro che deve intervenire. Pongo in votazione l'articolo 9, la votazione è aperta. Colleghi, vi pregherei di essere più rapidi perché abbiamo ancora parecchi voti, quindi se acceleriamo nelle votazioni ci aiuta. Ferraresi. Altri? Minucci. Bruno Bossio. Bene, altri? La votazione è chiusa. Presenti 386, votanti 300, astenuti 86, maggioranza 151, fuori 299, contrari 1, la Camera approva. Siamo all'articolo 10, ho bisogno dei pareri da parte del relatore. In particolare 10.01 Zaccagnini. Invito al ritiro o parere contrario? Grazie. Governo. Conforme al relatore. Grazie. Prego, onorevole Zaccagnini. Sì, questo qua è un altro dei Aspetti, onorevole temi. Zaccagnini, scusi, siccome questo è un aggiuntivo, dobbiamo prima votare l'articolo, poi le do la parola. Immagino lei vuole parlare sul suo emendamento, le chiedo scusa. Allora, a questo punto votiamo l'articolo 10, se nessuno chiede di intervenire, la votazione è aperta.